Vuoi iniziare a prendere la piantagine per beneficiare di tutte le sue proprietà medicinali? In questo video di Ecologia Verde ti spieghiamo 7 modi per consumarla. Presta attenzione e prendi appunti. Come infusione. Per trattare le condizioni interne viene consumato sotto forma di infuso. Per prepararlo si può utilizzare dell'erba fresca, che è la soluzione migliore con il maggior contenuto di principi attivi, oppure anche la pianta essiccata e lavorata. Per prepararne una tazza, mettere l'acqua corrispondente fino a farla bollire, poi aggiungere un cucchiaio di piantagine. Coprilo e attendi 5 minuti affinché l'acqua venga infusa. Si consuma poi la dose di 3-4 tazze al giorno, preferibilmente dopo ogni pasto, per favorire una buona digestione. Il periodo a lungo termine non dovrebbe superare un mese. Scopri a cosa serve la piantagine nel video che ti lasciamo qui sulla scheda. In caso di infezioni che provocano diarrea, si consiglia di berne fino a 6 bicchieri nell'arco della giornata per fermare prima possibile i batteri infettivi. Il tempo di utilizzo è compreso tra 2 e 5 giorni, entro i quali la diarrea dovrebbe essere fermata. Succo verde. Può essere consumato per trarne tutti i benefici. Quando i semi entrano in contatto con l'acqua, rilasciano mucillagini che funzionano da protettore e allo stesso tempo da lassativo. In questo caso, la piantagine può essere abbinata ad altre erbe compatibili e benefiche per ogni malattia che si vuole alleviare, come ad esempio la camomilla per problemi digestivi, l'eucalipto per le vie respiratorie, il timo per ridurre la tosse e il prezzemolo per regolare il tratto intestinale. Inoltre, anche l'altea può essere consumata per ripristinare la mucosa delle vie respiratorie e digestive. A secco. Per trattare la stitichezza è possibile ottenerlo in formato secco, composto da bucce di piantagine che funzionano come fibre. In questo caso si chiamerà psyllium. La dose da assumere è di 1-2 cucchiaini in un bicchiere di acqua tiepida, dovrebbe essere preso immediatamente. Per trattare la stitichezza si prenderà tra 3 e 5 giorni, mentre in caso di stitichezza cronica va usato da 1 a 3 mesi. Prima di continuare ti mettiamo alla prova. Da dove viene la piantagine? Nord America, America Centrale, Eurasia. Pensaci bene perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. In compresse. Se si desidera utilizzarlo per trattare condizioni esterne come la pelle, è necessario preparare degli impacchi, preparando un infuso di piantagine e inumidendo con esso un panno pulito. L'impacco verrà posizionato direttamente sulla zona interessata. Può essere usato freddo per ridurre il dolore o caldo per rilassare la zona. Il tempo per alleviare le condizioni topiche è di almeno 3 mesi per garantire che la pelle sia completamente ripristinata. Come impiastro. Esiste anche l'alternativa degli impiastri, che consiste nel preparare una pasta con erbe sfuse del platano e portarla a temperatura calda per applicarla direttamente sulla zona interessata, coprendola successivamente con una benda. Come gocce. Infine, nella cura dell'otite, la foglia fresca potrà essere frantumata fino ad ottenere un liquido che verrà somministrato sotto forma di gocce nell'orecchio. Altri modi per assumere la piantagine. Si trovano già pronti in erboristeria, sotto forma di tinture, sciroppi, estratti idroglicolici o alcolici, oppure in preparati di semisecchi pronti da aggiungere a qualsiasi succo. Per consumare le tinture si possono trovare nei negozi omeopatici. Prescriveranno la dose che di solito verrà assunta quotidianamente per 15 giorni. Inoltre esistono farine arricchite che contengono psyllium, con le quali si possono preparare tutti i tipi di pane o biscotti fatti in casa per incorporare i benefici della piantagine nella dieta quotidiana. Tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima, ci hai pensato? La risposta corretta è la C. La piantagine è originaria dell'Eurasia ed è stata introdotta in un'ampia varietà di luoghi in tutto il mondo. Se vuoi continuare a conoscere i benefici di altri rimedi naturali, non perderti la playlist che ti lasciamo qui accanto. Raccontaci, inizierai a prendere la piantagine per beneficiare delle sue proprietà? Alla prossima volta, ecologisti!